Quindi passiamo all'oggetto 35, emergenza interventi in lista d'attesa relativi alla chirurgia nelle strutture ospedaliere di Terni e Perugia. Chiarimenti della giunta regionale al riguardo, interroga il consigliere De Luca. Prego, consigliere. Grazie Presidente, ma innanzitutto le chiedo di avere copia della giustificazione dell'assessore Coletto nell'ora in cui è arrivata e quindi avere copia di questa giustificazione, perché a prescindere da tutto credo che se c'è il tempo di fare interviste in cui si annuncia la chiusura dell'azienda ospedaliera di Terni per fare un'azienda unica, bisognerebbe anche venire a rispondere ai question time. Ovviamente non me la posso prendere, lo dico proprio in maniera chiara, con l'assessore Morroni, che anzi ci dà la disponibilità di metterci la faccia quantomeno. Questa interrogazione parte da un assunto. È oramai dai primi giorni di gennaio che superiamo costantemente e abbondantemente la soglia critica del 30% di occupazione di terapie intensive. Secondo Agenas attualmente siamo intorno al 50%, seppur in diminuzione, ma sempre costantemente sopra a quella che è la media nazionale, che si attesta intorno al 38%. Un dato che è rimasto sin dall'inizio della seconda ondata e ha visto la regione Umbria sempre avere questo primato negativo rispetto alle altre regioni. Con l'arrivo della terza ondata c'è stata una risalita della curva dei contagi che ha colpito in maniera forte la nostra regione. Soprattutto gli ospedali di alta specialità, quindi Perugia e Terni, hanno dovuto affrontare una pressione estremamente, una tempesta che ha ridimensionato l'attività chirurgica. La Direzione Sanitaria Regionale ha deciso così di adottare una serie di misure per evitare la diffusione del virus e disporre la sospensione delle attività chirurgiche di ricovero programmate e delle attività ambulatoriali procrastinabili dallo scorso 9 febbraio. Non sappiamo né se e come siano riprese queste attività al momento, e dal momento abbiamo soltanto voci di corridoio, e che sostanzialmente in alcune strutture, in particolar modo quella dei Terni, si agisce solo nelle situazioni più gravi. Quello che però sappiamo bene è che c'è tutta un'altra sanità che sostanzialmente è stata messa in stand-by e che l'impatto del coronavirus sulle nostre strutture sanitarie ha nei fatti messo in secondo piano tutto quello che è l'ordinario, tutte quelle che sono situazioni che vanno ad incidere sulla qualità della vita delle persone e che incideranno in futuro sulla prospettiva di vita delle persone e su quello che è poi il mantenimento del loro stato in salute, non soltanto diciamo in termini di prospettiva, ma in questioni di estrema cogenza e urgenza, perché ritardare un intervento per quanto riguarda una neoplasia o altro vuol dire realmente diminuire l'aspettativa di vita. La chirurgia ospedaliera, diciamo, noi vogliamo, seppur l'attività di ambulatoriale è andata avanti, quindi i piccoli interventi sono stati comunque garantiti, e ovviamente poi dopo c'è tutta la partita della sanità privata, perché in un momento in cui la sanità pubblica è stata costretta a fronteggiare questo tsunami, oggettivamente a chi non è stato richiesto questa tipologia di sacrificio è stata la sanità privata, che invece è stata ovviamente, fa il proprio lavoro, il proprio dovere, è pronta ad accogliere a braccia aperte tutto quello che la regione e lo Stato non sono riusciti a, diciamo, a sostenere. Quello che però è il focus di questa interrogazione riguarda la chirurgia ospedaliera e quella che necessita sostanzialmente di ricovero. E quindi abbiamo ritenuto di fare questa interrogazione per avere una fotografia e uno stato della situazione almeno nei due maggiori ospedali, perché se è vero noi in questo momento dobbiamo lavorare, diciamo, per riuscire a uscire da questo tipo di situazione il prima possibile, c'è poi da ricostruire le macerie di quello che è purtroppo la situazione che ci porteremo dietro per i prossimi anni, è quello che rimarrà. Quindi c'è bisogno di un
di un periodo di ricostruzione. Per cui chiediamo di sapere quale sia il numero dei pazienti in lista d'attesa per un intervento chirurgico con previsione di ricovero relativamente agli ospedali di Terni e Perugia e contestualmente quanti siano gli interventi relativi alla chirurgia ospedaliera effettuati dal mese di dicembre alla data odierna nelle stesse strutture citate, quindi da dicembre a oggi. Grazie consigliere, prego vicepresidente Morroni. Sì, avevo chiesto, vicepresidente, al consigliere De Luca di poter rinviare la trattazione di questa interrogazione, perché come è stato opportunamente sottolineato, io sto dando lettura delle risposte predisposte dall'assessore Coletto. In merito a questa risposta ho notato quelle che apparentemente mi appaiono delle incongruenze. Non c'è stata l'opportunità di effettuare una verifica con l'assessore e quindi chiedevo, al fine di poter dare numeri precisi e puntuali, il rinvio. L'unica parte dove posso comunque dare i dati, come dire, definitivi è quella riferita agli interventi chirurgici effettuati. Ok? Sull'altro aspetto c'è un'incongruenza sul periodo di riferimento, perché l'azienda ospedaliera di Perugia ha fornito i dati dal 1 gennaio 2019 e quella di Terni dal 1 gennaio 2017. Dato che non comprendo per quale motivo questa difformità, avevo richiesto al consigliere De Luca di rinviare per avere l'opportunità di un quadro preciso della situazione. Comunque, al di là di questo, per quanto attiene gli interventi chirurgici effettuati dal 1 dicembre 2020 al 15 marzo del corrente anno, l'azienda ospedaliera di Perugia ha effettuato 4.013 interventi, quella di Terni ne ha effettuati 2.300, quindi il totale di entrambe le aziende è pari a 6.313 interventi. Io ringrazio l'assessore che rimango tra virgolette, ovviamente ripeto, l'assessore Morroni non c'entra nulla su questo, risponderò diciamo alla sedia vuota dell'assessore Coletto. In questo tipo di situazione è assurdo che dal momento in cui si fa una richiesta diciamo di dati che vengono forniti dall'azienda ospedaliera ci sia un'incongruenza simile, cioè non è che stiamo al bar, ma ci dovrebbero invece essere quantomeno un rispetto dell'assemblea in merito alla predisposizione dei dati ora, ma dai dati che comunque ci ha fornito in merito a quelle che sono le attività che sono state portate avanti, è chiaro come ci troviamo di fronte a quasi la metà degli interventi effettuati nell'azienda ospedaliera di Terni rispetto all'azienda ospedaliera di Perugia. Un numero assurdo, è un numero assurdo a fronte invece delle dichiarazioni che vengono fatte pubblicamente anche stamattina sul giornale, in cui l'assessore Coletto dichiara di voler chiudere l'azienda ospedaliera di Terni e fare un'unica azienda ospedaliera sanitaria regionale, in deroga a qualsiasi tipo di partecipazione, in deroga a qualsiasi tipo di discussione. Io parto da un presupposto, cioè gli umbri fino adesso sono stati molto buoni, calmi, cari. I ternani in questo tipo di situazione ma hanno sopportato veramente una situazione inverosimile. Se noi andiamo a vedere i numeri, come nel periodo dal 27 novembre 2020 al 7 febbraio 2021, questi sono i grafici, ci sia stato un sovraccarico totale nei confronti di una struttura che ha circa 1.000 dipendenti in meno. E ha sempre costantemente avuto ricoveri che sono stati anche numeri di terapia intensiva anche pochi giorni fa superiori rispetto a quella di Perugia. Ora, il giorno in cui chiederanno conto gli umbri di tutto quello che è stato fatto fino ad oggi, allora incominceranno a esserci problemi. Perché io credo che oggi, di fronte a questo tipo di situazione, l'unica azione dovrebbero essere le dimissioni dell'assessore Coletto, le dimissioni di Chiarelli, del direttore Chiarelli, perché di fronte a questo tipo di situazione, a questi numeri, significa che c'è stato un territorio che non ha ricevuto l'erogazione dei servizi essenziali.
Questo significa incidere sul diritto alla vita delle persone, al diritto alla salute essenziale, Presidente. Lo capisce? Questo significa andare realmente a entrare nella vita delle persone e a non garantire il loro diritto alla salute. Oggetto numero 34, approvazione urgente misure semplificative di procedure edilizie. Interroga il consigliere Paparelli. Sì, grazie Presidente. Noi sappiamo che il settore delle costruzioni è il settore, diciamo, volano per la crescita economica e che il governo ha orientato le sue politiche verso la strategia della sostenibilità, auspicando un rilancio di questo settore anche alla luce della normativa recente sul superbonus, sul sisma bonus, di cui al decreto rilancio 34 del 2020. Perché tutto questo anche nella nostra regione possa essere facilitato, è necessario, come richiesto negli incontri che si sono tenuti e nelle richieste fatte dalla rete delle professioni tecniche, è necessario facilitare questi processi sburocratizzandoli e evitando che possano morire soffocati dalla burocrazia. Quindi, considerato che per la prima volta anche il decreto semplificazioni DL76 del 2020 affronta la tematica delle tolleranze costruttive in caso di parziale difformità rispetto al titolo edilizio, è necessario che anche questa regione, a nostro avviso in modo del tutto costruttivo, si doti e fornisca i necessari chiarimenti ai tecnici dell'Umbria affinché i professionisti possano affrontare e superare in maniera adeguata le problematiche urbanistiche ed edilizie in sede di applicazione effettiva, sia in merito alle tolleranze costruttive, sia in merito alla verifica dello stato legittimo degli edifici da demolire, sia in merito alla sanatoria di immobili soggetti a vincolo paesaggistico, sia in merito al divieto di modificare la modulistica unificata edilizia regionale, e tutti argomenti che necessitano di chiarimenti e semplificazioni rispetto alle disposizioni applicative, anche al fine di evitare contenziosi. Molte regioni si sono già mosse su queste tematiche, alcune qualche anno fa, altre in maniera e in modo più recente, anche a prescindere dalla normativa nazionale. Ad esempio l'Emilia-Romagna ha emanato delle linee guida che precisano la definizione e le conseguenze pratiche di quattro fattispecie, a partire dalle tolleranze costruttive, fattispecie di opere edilizie realizzate in parziale difformità, tolleranze esecutive che il legislatore valuta di trascurabile rilevanza, le tolleranze di cantiere e, diciamo, anche le difformità tollerate in sede di agibilità, cioè quelle difformità che non costituiscono abuso in quanto l'affidamento degli attuali proprietari si è formato nel passato su un provvedimento favorevole dell'amministrazione competente. Quindi, considerato che queste fattispecie richieste dalle professioni tecniche dell'Umbria sono già state disciplinate appunto da altre regioni, come rilevavo, diventa essenziale che anche l'Umbria, diciamo, specifichi con delle note o con delle linee guida a tutti i professionisti come si debbano comportare nel caso di opere interne non richiedenti titoli abilitativi, le cui procedure per la realizzazione sono cambiate nel corso del tempo, e quindi diventa cruciale un chiarimento di interpretazione rispetto alle norme in sede di verifica edilizia urbanistica. Precisazioni e chiarimenti per come comportarsi anche nel caso dei cambiamenti normativi che hanno subito le procedure per abitabilità e per agibilità, quindi conoscendo e fornendo con chiarezza la posizione del soggetto regolatore nel caso di difformità riconosciute e accettabili in sede di agibilità e abitabilità. Un altro aspetto importante riguarda i chiarimenti e le indicazioni rispetto agli accertamenti conclusi con difformità accertate e tollerate, rientranti tra quelle non essenziali nel corso di un procedimento edilizio di controllo e di verifica dell'amministrazione, nel caso ovviamente che questo si sia concluso favorevolmente al privato, e infine il problema della certificazione degli accessi
documentali. Ecco, relativamente a questo chiediamo all'assessore alla Giunta se si stia adoperando per una indispensabile e urgente di emanazione di linee guida e di indicazioni applicative omogenee su tutto il territorio regionale, anche in relazione alla censura di costituzionalità di alcuni passaggi della nostra legge regionale 1 del 2015, e per sapere se intenda adottare queste linee guida o altri strumenti, ovviamente al fine di alleggerire l'iter edilizio urbanistico e affermare il principio della certezza delle posizioni giuridiche. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Menasec. Quasi tutti i punti dell'interrogazione hanno avuto già una risposta mia con protocollo 45686 del 9 marzo 21, emanata a seguito dell'incontro del 15 febbraio e successive note all'ANCI, al tavolo delle costruzioni e a tutti coloro che erano interessati. In particolare il punto 1, relativamente all'opera interna, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, sentenza della Corte Costituzionale 68 2018 dell'articolo 118,1 lettera E, legge regionale 1 del 2015, che annovera le opere interne alle unità immobiliari di cui all'articolo 7,1 lettera G, legge citata, tra gli interventi di edilizia libera, le stesse sono state ricondotte fra le opere sottoposte a CILA con l'articolo 55 della legge regionale 8 del 2018. Ci si è allineati a detta sentenza, riconducendo le opere interne tra quelle di cui al comma 2 dell'articolo 118, sempre della stessa legge regionale, per le quali è prevista la comunicazione al Comune. Ne consegue che, in base alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, le opere interne realizzate a far data dal 12 aprile 2018, giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, sono sottoposte al regime edilizio di CILA. Precedentemente vigeva la legge regionale 1/2004 che l'aveva incluse tra gli interventi di edilizia libera e dal 29 gennaio 2015 l'articolo 118,1 lettera E di analogo tenore. Quanto ai punti 2, 3 e 4, i punti sono riconducibili all'identica tematica delle difformità edilizie che non sono state rilevate e o che sono state considerate non rilevanti con conseguente rilascio dei titoli abilitativi o in sede di rilascio di agibilità dell'immobile, ingenerando un legittimo affidamento nonché l'accessibilità degli atti. In proposito va anzitutto rilevato che non si può incidere sugli aspetti inerenti all'autonomia organizzativa degli enti locali o sovraordinati come la sovrintendenza. Per gli aspetti relativi alle difformità e tolleranze costruttive, come riportato anche nella nota citata, si ribadisce che la disciplina è quella dettata in merito agli articoli 139 seguenti in materia di vigilanza, responsabilità e sanzioni dalla legge 1 del 2015, nonché quanto disposto in materia di tolleranze costruttive dal DPR 380/2001, e sarà proposta una modifica alla legge 1/2015 per meglio definire i concetti di tolleranze costruttive e stato legittimo degli immobili. Invece, punto 5, per gli aspetti concernenti le modifiche introdotte al DPR 380/2001 con la legge 120 del 2020, la Giunta regionale intende proporre una modifica alla legge 1/2015 tesa a favorire gli interventi di riqualificazione edilizia che beneficiano delle agevolazioni fiscali di cui al decreto rilancio 34 del 2020. Relativamente alla censura di costituzionalità con la legge regionale 22 ottobre 2018 numero 8 ci si è adeguati a dette censure. Quindi, sintesi assoluta, una lettera circolare molto complessa è già stata inviata a tutti i comuni. Per quanto riguarda gli aspetti che non potevano definirsi con tale circolare, si provvederà con la revisione
della legge 1/2015 che sto sollecitando agli uffici. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere Paparelli. Sì, Presidente, non so se, se è stato un lapsus, non so se la circolare comune, immagino sia una nota tecnica, quindi da firmare dal dirigente, non dall'assessore, spero, perché altrimenti nella separazione delle competenze, come dire, la valenza giuridica sarebbe di scarsa efficacia. Comunque sì, noi abbiamo chiesto, io penso che sia opportuno, che in attesa di modifiche legislative che ci saranno, le affronteremo al momento, al pari di quanto abbiano e hanno fatto le altre regioni, siano emanate delle linee guida di carattere tecnico che interpretino in maniera corretta. Noi possiamo continuare a sulla strada che abbiamo intrapreso, però non credo che in questo modo facilitiamo, come vorremmo almeno, la vita dei cittadini e dei professionisti, perché le questioni non vengono sciolte come si sarebbe dovuto sciogliere. Quindi io auspico che, al di là delle note dell'assessore, ci siano degli strumenti giuridici e delle linee guida che vengano emanate non solo ai comuni ma anche nei confronti dei professionisti, che gli indicano nettamente come possano e debbano comportarsi in talune circostanze, salvaguardando la certezza del diritto.